Day off, che cos'è? Tutti ne parlano, ma come bisogna effettivamente pianificarlo e perché potrebbe portare molto giovamento non solo a te, ma anche al tuo business? Ciao e benvenuto all'interno di questo video, sono Michele Battistuzzi, creatore e fondatore del sistema Business Photography. Se ti interessa fare business seriamente con la tua fotografia e scalare il tuo business grazie a tutte quelle potenzialità che nell'online sono presenti, beh, iscriviti al canale e lascia un like a questo video. Oggi il topic è day off. Ora, molti ne parlano, è vero, molti ne parlano, per molti è semplicemente un staccare la spina dal lavoro, un non lavorare, concedersi una pausa, concedersi magari una vacanza, un viaggio al mare in montagna. Ecco, day off non è solamente questo, chiaramente, e deve essere anche concepito in modo corretto, sia per portare beneficio alla tua vita personale o anche familiare, sia anche per portare beneficio al tuo business. Ora tu potresti dirmi, ma cavolo Mitch, come posso portare beneficio al mio business se effettivamente magari non lavoro quel giorno? Ecco, questa è una nuova concezione, un nuovo punto di vista da prendere sicuramente in considerazione, proprio perché oggigiorno non puoi più ragionare come un semplice o classico fotografo, ma devi ragionare come un business photographer. E proprio per questo oggi voglio utilizzare la mia lavagna per anche spiegarti come andare a suddividere quelli che possono essere i giorni di lavoro o day off, ma soprattutto qual è quella cosa in comune che se tu fossi un fotografo o un business photographer devi comprendere e chiaramente anche saper poi adottare e andare a controbattere, proprio perché questo, come dire, anello di congiunzione avviene in qualsiasi business, ma soprattutto tra fotografi e business photographer. Ora, andiamo al sodo della questione. Questo è un semplice grafico che ti ho fatto dove come linea verticale hai quella che è l'estensione di un business, ovvero quelli che possono essere gli introiti, le entrate, che chiaramente possono essere altalenanti, mentre qui hai quella che è la suddivisione in 7 step di quella che può essere la tua giornata, la settimana, ok? Quindi lunedì, martedì, ok, fino alla domenica. Ora, chiaramente dipende da che nicchie tu vai a, diciamo, soddisfare esigenze o servizi. Un matrimonialista difficilmente si riposa il weekend, è più probabile che durante la settimana, magari tra il martedì e il giovedì, abbia quei day off, insomma, un po' più liberi, proprio perché i matrimoni oggigiorno sì, esistono anche via per la settimana, ma spesso e volentieri si concentrano verso il weekend. Mentre magari se tu fossi un fotografo aziendale o comunque commerciale, lavoreresti molto di più durante la settimana perché se magari andassi a soddisfare servizi o esigenze per hotel o comunque agenzie che lavorano col turismo con altrettanti clienti, magari nel weekend, chiaramente non potrei andare a fotografare, ecco, delle sale di hotel, esempio bed and breakfast nel weekend. Quindi, chiaramente, in base a quella che è la tua nicchia, tu andrai a soddisfare o meno quello che è il tuo day off che porterà, ripeto, giovamento al tuo benessere personale, ma anche al tuo benessere business, ok, lato business professionale, in differenti giorni. Ora, fatta questa enorme premessa, ci sono fotografi, e io li reputo un po' più i classici, che hanno quel giorno fisso di day off, ok? In quel giorno, proprio nella loro concezione, non lavorano, non fanno nulla e praticamente il loro business è fermo. Per quale motivo? Perché non hanno relazioni dirette o indirette con il loro prospect o i loro potenziali clienti. Mentre ci sono altri fotografi che magari non hanno un vero e proprio day off e lo vanno a spostare a destra e a sinistra. Ora, il fulcro di questo video non è tanto il giorno o la quantità di tempo in cui tu stacchi mentalmente dal lavoro. Il fulcro di questo video che tu devi comprendere effettivamente è che con il day off il tuo business però non deve fermarsi. Infatti voglio farti questo grafico proprio per comprendere questa importantissima frase. Ora, pensiamo magari a un fotografo non matrimonialista, quindi un fotografo che stacca, ok, così si suol dire, nel weekend, quindi magari il sabato e la domenica. Cos'è che succede? Il fotografo in questo caso lavora dal lunedì, ok, fino al venerdì. E poi chiaramente la domenica
non fa nulla per poi magari ripartire il lunedì. Quindi c'è questo, come dire, blocco. Chiaramente ho fatto questa linea, come dire, abbastanza, sì, lineare, perché durante questi giorni lui produce quello che possono essere relazioni, consulenze, chiude contratti e quant'altro. Quindi qui è attivo, è molto proattivo. Quella che invece è la differenza tra appunto un fotografo, che possa essere matrimonialista, commerciale, e un business photographer, è che il business photographer effettivamente, anche se è in fase day off, cioè anche se stacca le sue mani dal suo computer, dalla sua fotocamera, cosa avviene? Succede esattamente questo, che è sempre praticamente sul pezzo. Ora, potresti dirmi, Mitch, ma com'è possibile? Cioè, se magari anche tu la domenica, tra l'altro oggi è domenica, registro questo video proprio perché so che può aiutarti, se magari la domenica o il sabato stacchi totalmente, quindi non metti neanche mano alla mail piuttosto che a quello che può essere il tuo business o organizzazione di nuove campagne, nuovi servizi, come può essere che il tuo business, quindi che anche il day off, che mettiamo a caso sia di domenica, possa portare beneficio al tuo business? Questo è perché ci sono due sistemi non solo di pensiero, ma anche adottati totalmente differenti. Per quale motivo? Perché la cosa in comune che prima ti avevo citato un po' indirettamente tra il fotografo e il business photographer, questa linea verde, è che il business non si ferma mai. Quindi il business è sempre qui presente. Ora, dentro la tua testa tu devi fare questo ragionamento molto importante. Mitch mi dice che è importante staccare perché recupero quelle che sono energie mentali, fisiche, e posso riprogrammare ancora meglio quella che è la settimana che verrà. Però è anche vero che il business non si ferma mai. Quindi come posso fare? Sicuramente diventare un business photographer, o meglio, adottare quello che è un sistema che ti permetta di non fermarti quando chiudi bottega, quando spegni le luci del tuo studio fotografico, ovvero di avere un sistema che ti permetta di generare costantemente nuovi potenziali clienti ogni singolo giorno. Questo perché? Perché l'online non si ferma mai. Ci sono persone che possono venire in contatto con te, magari a mezzanotte, magari all'una, e persone che potrebbero prenotare una consulenza strategica con te, che tu magari offra servizi per il privato, quindi matrimonio, ritratto, per magari aziendale, quindi still life, food, travel and product, o magari new era come atleti piuttosto che influencer o quant'altro. Questo devi comprendere che non può più essere legato alle 8 ore che magari, o 10 ore che magari tu lavori quotidianamente, ma devi ragionare come esattamente la linea blu e la linea verde, perché il day off porta molto beneficio a te, ma non deve recare danno a quello che è il tuo business. Quindi devi pensare oltre, ovvero deve esserci quello che io amo chiamare lo sposalizio tra uomo e macchina. Nella classica vita di fotografo, quindi in questa linea rossa, purtroppo esiste solo un componente, l'uomo. Mentre, come puoi vedere, nella vita del nella sistema business photographer c'è lo sposalizio tra uomo e macchina. Infatti voglio segnartelo qui, perché dove l'uomo chiaramente nella consulenza strategica è presente, dove non è presente è in tutte quelle comunicazioni email, in tutta quel retargeting, in tutte quelle che possono essere il remarketing a livello di Facebook Ads, ma non solo, perché ricordati, tu non puoi affidarti soltanto a un social che ha un regolamento e non è di tua proprietà. Devi affidarti a piattaforme tue che devono lavorare in evergreen 24 ore su 24 e che ti permettano di generare non solo nuovi potenziali clienti, ma anche nuovi introiti automaticamente staccati da quello che è il tuo tempo, quando anche, per esempio, nel momento in cui sei in day off. E questa è la sostanziale differenza. Un fotografo classico, quando chiude i battenti per quel giorno, per quel weekend o quando è il suo day off, praticamente non produrrà mai quello che è l'introito, perché la vedi la differenza sostanziale? È bloccato, è fermo, sa che quel giorno non ha praticamente introito. Mentre un business photographer ragiona a lungo termine, quindi gli permette, grazie a questi sistemi appunto, di poter andare a lavorare
a braccetto sempre costantemente con il proprio business. Anche perché devi sapere una cosa, nel momento in cui tu fai day off, un tuo potenziale competitor potrebbe essere presente con un tuo potenziale cliente e quindi essere quel passo avanti a te. Ora, chiaramente tu non potrai lavorare 24 ore al giorno, ma devi iniziare a capire e poi a mettere in pratica che devi per forza di cose delegare ad automazioni, autorisponditori o avere i propri sistemi, come tra l'altro i miei business photographer utilizzano. Ora, la tua domanda sarà abbastanza scontata, ovvero: Mitch, ok, però questo sistema come posso realmente implementarlo nella mia vita da fotografo? Posso applicarlo anche se mi rivolgo a qualsiasi tipologia di nicchia? Il sistema Business Photography è stato testato praticamente in qualsiasi tipologia di nicchia, per privati, per aziende o per New Era. Questo ti permette di essere sempre in costante presenza, non assidua, ma presenza costante con quella che è la cura dell'user experience di ogni potenziale cliente, per far sì che loro comprendano che tu sei quella voce fuori dal coro. Sia chiaro, non è un sistema che implementi dall'oggi al domani, va studiato, va applicato, ma questo però ti permette, anche quando magari spegni le luci del tuo studio, anche quando magari sei in montagna con chi ami e vivi quei momenti di gioia staccato dall'internet, che ci sia quel sistema che lavora per te, che ci siano nuovi potenziali clienti che entrano e anche nuove entrate. Questo è il sistema Business Photography e questo è la sostanziale differenza tra un fotografo classico che pensa al day off come staccare semplicemente la spina a un business photographer che nel day off comunque fa andare avanti il proprio business. Ora, se vuoi approfondire questo, io ti consiglio di cliccare il link presente qui sotto e accedere al webinar gratis che ti ho riservato di oltre 80 minuti. Puoi prenotare la data e l'ora che preferisci. Hai la possibilità di guardarlo e subito dopo di fare azione, perché ho riservato una sorpresa per te. Soprattutto fammi sapere se ti è piaciuto questo video e mi raccomando, comprendi l'essenziale importanza di questo concetto, perché, come voglio ripeterti anche qui a lettere cubitali, il business non si ferma mai. Questo è un messaggio che devi apprendere e devi iniziare a capire che l'unica strada maestra è effettivamente sposare uomo macchina, ovvero il sistema Business Photography. Noi ci vediamo all'interno del webinar, clicca il link qui sotto, prenota la data e l'ora che preferisci e mi raccomando, credi sempre in te stesso. Ciao da Mitch. Oggi più che mai la soluzione è uomo macchina. Tu non puoi pensare di essere presente 24 ore su 24 nella testa del tuo cliente fisicamente, ma devi far sì che questa azione venga compiuta da sistemi automatici che possano effettivamente lavorare per te da qualsiasi parte del mondo a qualsiasi ora. Mi raccomando, fai azione e noi ci vediamo nel webinar e credi sempre in quello che fai.